Presidente Pugliese, commentiamo questa fiera del 4 di giugno. Non c'è tenuto in conto per niente quelle che sono le regole, anche post-coronavirus? Qua c'è una mancanza totale di programmazione, di visione, di rispetto a quelle che sono appunto le attività che devono essere svolte nella città. Non dimentichiamoci che per questa mancanza di visione, di organizzazione, di programmazione, l'ultima fiera dello scorso anno e anche la fiera di ottobre, che è sempre stata fatta appunto all'interno della città di Crotone, hanno portato appunto a delle indagini da parte della Procura della Repubblica. Quindi vuol dire che c'è un problema di fondo all'interno dell'amministrazione comunale per quanto riguarda la gestione di questi eventi, e oggi ancora più di prima doveva stare l'amministrazione, quindi i vari funzionari, dirigenti o chi per loro, doveva stare attento a fare rispettare determinate appunto regole di distanziamento sociale e di controllo rispetto sanitario e di sicurezza rispetto appunto a questo evento. Di sicuro non era opportuno metterla e autorizzare la fiera del primo del mese in questo momento particolare di disagio economico che le città e gli operatori commerciali stanno vivendo, quindi bisognava sicuramente porre un'attenzione diversa, cosa che non c'è stata e ce l'aspettavamo sia dal commissario prefettizio, dagli organi di controllo e dai funzionari che hanno autorizzato questa fiera. Non è accettabile una cosa del genere. Io spero che si faccia luce e chiarezza a come è stata portata avanti l'autorizzazione di questo evento e che vengano bloccate al più presto tutti gli altri eventi, se non prima ci sono le condizioni igienico-sanitarie e di distanziamento sociale necessarie per poter portare avanti questo tipo di attività. Sicuramente non all'interno della città. Sia la Camera di Commercio che la Confcommercio erano contrarie alla riapertura della fiera del giovedì. E bisogna sensibilizzare le istituzioni? Sì, come Camera di Commercio, Confcommercio siamo contrari e lo continuiamo a essere, lo stiamo dicendo ormai da diverso tempo. Il Comune si deve adoperare di un'area dedicata a questo tipo di eventi. Quando il Comune si metterà nelle condizioni di poter offrire un'area dedicata a questo tipo di eventi, allora in quel momento può permettere agli ambulanti di appunto esercitare la propria attività in sicurezza non solo per loro, ma anche per i visitatori che vanno appunto ad acquistare i loro prodotti. Quindi il nostro chiaramente pensiero è un pensiero che guarda soprattutto in una organizzazione diversa della città, è un pensiero che non guarda soltanto all'immediata riscossione della tassa occupazione per i beni per il suolo pubblico, è un pensiero che guarda l'interesse generale sia sotto l'aspetto economico e sanitario. Quindi in questo senso oggi sicuramente questa amministrazione, ancora una volta, questi funzionari e questi dipendenti comunali non si sono appunto adoperati nel modo giusto. Ma ci sono stati, secondo lei, dei controlli anche per capire chi arrivava, da dove arrivava e soprattutto tenendo conto che dobbiamo ancora essere sottoposti ai tamponi? Riguarda le norme di sicurezza, controlli sanitari all'ingresso, quelli non sono stati fatti, non abbiamo avuto notizie né tantomeno da un appunto nostra visita in questi mercati, non abbiamo visto nessuno là del personale sanitario o comunque della polizia municipale che controllava questo tipo di appunto situazioni sanitarie che chiaramente si verificano nel momento in cui c'è la presenza di diverse persone.